Siamo lodati Gesù e Maria. Sì. Stiamo celebrando con delle sue carissime la messa votiva in onore del Sacro Cuore, perché oggi, come sapete, è il primo venerdì del mese, quindi abbiamo la possibilità di tornare a fissare lo sguardo sul cuore di Gesù, aiutati anche da questo Vangelo, dove Gesù, attraverso le parole che dice, parla del suo cuore, mostra il suo cuore, esterna il suo cuore in questa parola molto importante, che è misericordia, io voglio. Sacrificio, il cuore di Gesù è la sede della misericordia. E nonostante che l'attuale pontefice, veramente se c'è una cosa che sta facendo, è cercare in tutti i modi di farci comprendere l'importanza e la grandezza della misericordia, i nostri cuori sono sempre un pochino, appaiono sempre un pochino in ritardo. Che cos'è la misericordia? La misericordia non è altro che la veste che assume l'amore dinanzi al male del prossimo. Questa è la misericordia. Voi sapete che Dio è amore, il cuore di Gesù è un cuore pieno di amore. Se Gesù vede un santo, un giusto, cosa fa? Ha un amore di compiacenza, si diletta in lui. E se Gesù vede un peccatore, o vede un malato, o vede un infermo, che fa? Soffre, compatisce e cerca per quanto possibile di tirarlo fuori dai guai questa misericordia. Allora, vedete il brano del Vangelo di oggi, no? Matteo non è che era peccatore, lui non si offende perché dopo si è convertito e diventato santo, ma prima della conversione Matteo era un grande peccatore, San Matteo. E Gesù ha voluto che non solo fosse uno degli apostoli, ma fosse anche un evangelista. E uno dei migliori evangelisti, tra l'altro, se non, secondo me, fa gara con San Giovanni per quanto riguarda i miei gusti personali, il Vangelo di San Matteo è bellissimo. Perché? Perché voleva farci capire che non c'è, cioè, anche se noi avessimo combinato chissà quali grossi guai, possiamo pure diventare apostoli, possiamo pure diventare santi. Voi sapete che una delle più grandi mistiche, no? Per esempio uno dice, ecco perché non dobbiamo giudicare, diceva, questo gran peccatore potrebbe apparire la Madonna, secondo voi? No, dipende di me. Dipende se quel gran peccatore si converte. Una delle più grandi mistiche della Chiesa Cattolica, non molto conosciuta, si chiama Angela da Foligno, la beata Angela da Foligno. Se leggete i suoi scritti, lei diceva, non mi ricordo esattamente il numero, ma il numero è in questo ordine di grandezza: fino a 38 anni sulla mia vita stendiamoci un velo pietoso. E non parlavo come tanti santi per esagerazione, cioè voi sapete che i santi facevano così e si strappavano i capelli che pensavano di aver fatto peccato mortale, no? No, no, lei diceva la verità, cioè fino a 38 anni è molto possibile che sia stata una donna di mondo e capite in che senso, da tutti i punti di vista, cioè senza niente invidiare a Maria Maddalena e alle loro colleghe, ma le visioni e le rivelazioni che ci ha avuto la beata Angela da Foligno per alcuni aspetti sono un unicum della storia della Chiesa. E l'amore che Gesù ha dato a quest'anima è una cosa impressionante. Eppure è stata una grandissima peccatrice, lo è stata. Grossa peccatrice, non per scherzo. E è attestato nel corso della storia della Chiesa che grandissimi peccatori hanno poi ricevuto delle grandissime grazie dal Signore. Ecco quello che può fare la Divina Misericordia. È chiaro che se tu guardi il peccatore in quanto peccatore, non sei capace di guardare oltre, soprattutto non sei capace di tendergli la mano, finito. Se Dio non fosse misericordia, saremmo tutti quanti spacciati, saremmo tutti quanti morti. Allora, noi vogliamo ricevere misericordia, giusto? Però dobbiamo darla. Vedi una persona che sbaglia, che pecca, che fai? Giudichi, che fai? Una persona che pecca, che sbaglia, la misericordia è: sto zitto, non la tratto male, ne parlo male, non ci metto il carico della novanta, faccio l'Ave Maria perché il Signore l'ha venuto a riconoscere il suo peccato, a chiedere perdono, a convertirsi, basta, non c'è nient'altro da fare, si campa molto meglio così. Ci sono state delle opere di misericordia spirituale, delle opere di misericordia corporale, perché i mali che abbiamo sono mali dell'anima o sono mali del corpo. Voi sapete che il male è presente in questo mondo a causa del nostro peccato. Ogni volta che noi vediamo qualunque forma di male, fisico, morale, psico, spirituale, dobbiamo sempre fare un'equazione. Questo male c'è a causa dei nostri peccati, non solo dei miei, ma di tutto il genere umano, ma questo è sicuro.
La misericordia si china sulle conseguenze del male per distruggerle, o quantomeno per lenirle, per attutirle, per renderle meno gradevoli, no? Per esempio, consolare gli afflitti, che è un'opera di misericordia spirituale molto bella, che cos'è? È soffrire vicino a una persona, soffrire accanto a una persona. Quando una persona sta male, che persona, non è come andare a fare la predica, dice, ah, va, che è morto, ah, sì, sì, ti preoccupare, è morto tuo marito, tanto c'è l'anima salva, tu fai una bella preghiera. Quando una persona sta soffrendo, gli si va vicino, in silenzio, gli metti una mano sulla spalla e dai un paciente a fare un discorso, fa molto meglio questo, ma questo è un'opera grande agli occhi di Dio, capite? Dobbiamo fare in modo, perché Gesù dice, io voglio la misericordia, non voglio il sacrificio. Sentite come ieri Papa Francesco quante volte parla di questo, no? C'è la morte questa cosa, un po' come Gesù, con l'ipocrisia. Perché poi i farisei erano capaci di fare digiuno 2 volte alla settimana. 2 volte a settimana digiuno rigoroso, per carità. Preghiere lunghe 3, 4, 5 ore davanti al Tempio. Lo facevano, non è che non lo facevano. Non è che queste cose non vanno bene, capite? Non è che digiuno non si deve fare se uno sente questa ispirazione, o che non bisogna pregare anche a lungo. Però non con il cuore tuo, perché se tu ti hai fatto un giorno di digiuno e 5 ore di preghiera, perché dopo comincia a dire, guarda quello che è arrivato, quello là non prega mai, io invece sì, ah, quello non digiuno mai, ah, io invece sì, non lo fa per niente, non lo fare per niente, non serve. Tu lo fai con umiltà, offrendolo al Signore e avendo misericordia e compassione. Se c'è qualcuno che ancora non ha capito l'importanza del digiuno, non lo fa, ma tu ti senti superiore, lo giudichi. Se no Dio si gira dall'altra parte, capite? Questo significa misericordia, voglio e non sacrificio. Dobbiamo tenere ben presenti queste parole e oggi che veneriamo, anzi adoriamo il cuore di Gesù, il primo venerdì del mese faremo la comunione riparatrice, tanti di noi, teniamo presente che se vogliamo consolare tanto il cuore di Gesù, oltre ad avere un grande amore personale nei confronti suoi, corrispondendo al suo, procuriamo di essere più misericordiosi possibile con tutti, anche con noi stessi, perché anche noi abbiamo bisogno di non essere da noi stessi giudicati troppo severamente, perché questo sicuramente darà un grande sollievo al cuore di Gesù e al cuore immacolato di Maria. Siamo lodati Gesù e Maria.